tutti, rifiuta le sue briciole in modo che diventi disperato per te e ti cerchi. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Rifiuta le sue briciole in modo che diventi disperato per te e ti cerchi. Allora, è evidente che esiste una legge in amore e questa legge è la legge dell'energia. Se noi dedichiamo energia a qualcuno, ci coinvolgiamo e ci innamoriamo. Se noi diamo forza, diamo energia, diamo attenzioni a qualcuno, tendiamo a innamorarci. Questo è un dato di fatto, è un qualcosa innegabile, non possiamo far a meno di innamorarci, perché si innesca un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva che fa sì che ci innamoriamo. Ovviamente la cosa bella è se dall'altra parte si riceve la stessa energia, quindi avviene un innamoramento reciproco, le persone sono mutualmente coinvolte e quindi può manifestarsi una relazione che può durare nel tempo, può manifestarsi una relazione che può avere un suo seguito. Se invece funziona che una persona dà e l'altro invece dà solo le briciole, succede che chi dà tende a coinvolgersi e chi dà le briciole non tende a coinvolgersi. E quindi purtroppo vivrai una relazione in cui tu sarai fortemente innamorata, ma l'altra persona no. E questo porta uno squilibrio nella relazione, porta una relazione che non ti può dare nessun beneficio. Porta una relazione che non ti può dare nessun vantaggio. E allora bisogna imparare a invertire la clessidra, bisogna imparare a cambiare un attimino le carte in tavola. Tenendo presente una cosa, che la penalizzazione è ciò che seduce. La penalizzazione è un piatto sul quale serve la gratificazione. La penalizzazione dà emozione. E quindi tu devi imparare a penalizzare se vuoi dare emozione. Questo credo che sia evidente, perché la nostra parte emotiva non distingue tra bene e male, la nostra parte emotiva non distingue tra piacere e sofferenza, la nostra parte emotiva non distingue tra il matrimonio e il funerale, diciamo, anzi, paradossalmente preferisce il funerale al matrimonio perché dà più emotività. Quindi se tu vuoi invertire le cose devi sfruttare la penalizzazione, devi diventare penalizzante. Ora, tieni presente che cos'è penalizzante? È penalizzante tutto quello che smette di essere gratificante. Quando una gratificazione smette di esserci, questa diventa una penalizzazione. Il che vuol dire che se tu, come dire, non gli dai più tutte quelle attenzioni che gli davi prima, automaticamente lo stai penalizzando, cioè gli togli qualcosa che gli hai dato. E quindi qual è l'unico modo per togliergli quello che gli hai dato? Beh, rifiutare le sue briciole, rifiutare, diciamo, le sue attenzioni, cioè chiudere la relazione. Paradossalmente, se una persona ti dà le briciole, l'unica cosa che devi fare è chiudere questa relazione, se vuoi ottenere di più. E tu dici, e se poi sparisce per sempre? Se sparisci per sempre, amen! Non hai perso niente, non hai assolutamente perso niente. Anzi, se non sparisce e tu continui ad accettare quella cosa lì, perdi qualcosa, cioè perdi la tua dignità. E allora questa è l'unica strategia che tu puoi mettere in atto, l'unica strategia che ti può dare dei risultati.
Cioè, se la gratificazione che tu gli dai non ti permette di ottenere dei risultati, devi fare esattamente il contrario, passare alla penalizzazione. Vedrai che la penalizzazione ti darà dei risultati. E quindi questa cosa qua però devi farla in maniera, puoi farla in diverse modalità, puoi farla in modo graduale, però in modo graduale, cioè in modo graduale potresti provare ogni tanto non ci sono, ogni tanto mettendo un vincolo, no guarda stasera non riesco perché ho un altro impegno, no guarda stasera non riesco perché ho da fare quello, no guarda stasera non riesco perché ho da fare quell'altro. Ecco quindi che tu puoi mettere in campo tutte le tue strategie per ottenere i risultati migliori, i risultati che vuoi ottenere. Questo è quello che tu puoi fare se vuoi raggiungere dei risultati importanti nella tua vita, da un punto di vista sentimentale affettivo. Oppure potresti usare una strategia più strong. Cioè non fargli bidoni o iniziare a trattarlo con indifferenza, ma chiudere proprio la relazione. Dire no, guarda, ho conosciuto altre situazioni, non, potresti mettere un antagonista, oppure potresti semplicemente sparire. Questa è un'altra modalità. Quindi, ovviamente ci sono, se vuoi ottimizzare, diciamo, la possibilità di aver successo, dovresti tenere un po' presenti le caratteristiche dell'altra persona. Se si tratta di una persona prevalentemente emotiva, allora è meglio sparire senza dare motivazioni, perché questo genera più pathos, più coinvolgimento. Se invece si tratta di una persona iperlogica, devi fargli intendere le motivazioni. No, guarda, cerchiamo altro, tu hai bisogno di altro, io ho bisogno di altro, non siamo fatti l'uno per l'altro. Insomma, gli dai una motivazione generica, perché non è che la motivazione deve essere specifica, e poi dovrà essere lui che proietta, e da lì in poi sparisci. E poi vedi quello che succede. Possono verificarsi a questo punto le situazioni, o ritorna a cercarti e allora tu metterai dei vincoli, vedrai cosa farà. Cioè il vincolo deve essere, devi non darmi le briciole, ma darmi attenzione, eccetera. Oppure tenere presente che se eventualmente non dovesse più tornare, vuol dire che il tuo potenziale era zero, praticamente non avevi potenziale e quindi a quel punto lì non hai perso niente. Puoi andare a farti le tue cose da altre parti e la vita è fatta anche di questo, bisogna anche accettare queste situazioni. Non ci sono altre possibilità perché tutte le altre possibilità non sono contemplate, insomma, cioè l'altra possibilità sarebbe che poi torni indietro, che poi accetti, se tu inizi ad accettare, inizi a ritrattare, inizia a dire vabbè, va bene, ma dai, va bene così, e allora no, ne farà di te polpette. Quindi, nel momento in cui si mette un vincolo, bisogna andare avanti fino alla fine, non c'è più possibilità di ritrattare. Questo è quello che devi imparare a fare. Non ci sono davvero altre cose. Se tu accetti le briciole, vivrai di merda una relazione sentimentale affettiva. Se tu fai quest'atto di coraggio, la tua vita cambierà, se non altro migliorerà la tua autostima, quindi in linea di principio, in linea generale, diciamo, inizierai ad amarti di più e le cose comunque sia andranno meglio, sia che torni, sia che non torni. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. In più seguimi su Instagram, Massimo Taramasco ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!